Il tema che tratto è l'ascolto attivo e l'empatia. È un tema importante all'interno di un concetto di comunicazione che cura perché l'ascolto e l'ascolto di qualità e l'empatia sono state, ricondotte anche a situazioni che implicano migliorare la vita degli altri. Cioè, se tu hai dei momenti di ascolto in cui sei ascoltato e ricevi empatia, il tuo stato mentale migliora. Se invece vivi all'interno di un sistema dove nessuno ti ascolta, nessuno ti vuole ascoltare, nessuno ti capisce e quindi vivi all'interno di un mondo di incomunicabilità, la qualità della tua vita peggiora finché poi anche le tue condizioni fisiche peggiorano. Non è un caso che quando si parla di prigione si dice dov'è che ti devono mettere per farti stare il peggio possibile in cella di isolamento. Cella di isolamento significa essere isolati, non è la differenza nelle mura, ma è nel non poter più comunicare con le persone, no? Per cui si va verso la pazzia. Noi viviamo di comunicazione. Così come viviamo di aria e di cibo, cioè è veramente uno dei nostri nutrienti principali. Ecco, quando parliamo di ascolto attivo ed empatia, quindi parliamo dell'altro lato della medaglia rispetto al comunicare bene, ma quindi dell'ascoltare bene. E qui andrei a condividervi uno schermo. Ok. Ecco, dovreste vedere questo titolo, Ascolto attivo ed empatia, lo vedete? Sì? Ok, Sì, sì, perfetto. sì. Perfetto. Allora, io ho sviluppato all'interno di questo volume, Ascolto attivo ed empatia, che ora non si vede, ma eccolo qua, dai. Più o meno si vede. Ascolto attivo ed empatia, edito da Franco Angeli. Ho sviluppato oltre 200 pagine di trattazione di cosa sia l'ascolto di qualità. Ho anche insegnato in diversi master sulla comunicazione medico-paziente e sul colloquio con il paziente-cliente, perché riguardava anche la psicoterapia e il counseling. E una delle sintesi di questo lavoro è questa scala dei livelli di ascolto. Allora, voi vedete che in questa scala noi andiamo dal livello più basso, cioè l'ascolto Daniele, schermato. Sì? fai partire il PowerPoint, così vai a schermo intero. Dovreste vederlo abbastanza bene. Perfetto. Quindi andiamo da un livello basso di ascolto, l'ascolto peggiore, che è quello schermato, distorsivo, impreciso, cioè succede quando i dati reali non vengono veramente percepiti, ma distorti. Uno ti dice: io mi chiamo Daniele, ti chiami Davide, oppure mi chiamo Daniele Trevisani. Allora, senta, dottor Trevisan, no, manca una I. Cioè, c'è proprio il fenomeno della perdita dei dati in questo tipo di ascolto. Quando succede? Succede quando la persona che ascolta è stanca, non vorrebbe ascoltare, vorrebbe fare altro e questo implica che c'è proprio una distorsione del dato. Il secondo gradino, che è sempre rosso, cioè negli ascolti negativi, è l'ascolto giudicante, aggressivo. Cioè, in sostanza, qui una persona che applica l'ascolto giudicante non è in realtà lì per ascoltare, cioè capire, ma è lì per trarre informazioni e giudicarle, giudicare sia le informazioni che soprattutto la persona. Quindi io posso dire ogni tanto fumo qualche sigaretta, ascolto giudicante, sei uno dei tossicodipendenti, allora questo è già un ascolto giudicante, ascolto aggressivo. Io dico, a me piace fare sport, sì, proprio tu. Cosa vuol dire se proprio tu? È una modalità per interrompere l'ascolto. Poi andiamo verso l'ascolto apatico, passivo. L'ascolto apatico, passivo è quello di una persona che in sintesi ti dimostra che non sta
prestando attenzione a te, non gli interessi, non gli interessi. Il caso in cui tu stai parlando come paziente al medico, il medico non ti fa cenni del capo, non ti fa domande, e tu ad un certo punto smetti anche di parlare, perché ti chiedi se il tuo parlare abbia senso, no? Quando siamo di fronte all'ascolto apatico o passivo, ci tendiamo a dire il meno possibile o anche a non dire. Naturalmente, per sbloccare l'ascolto apatico e passivo occorre ricorrere alle domande e anche al body language, che può essere un forte supporto. Dopo andiamo sull'ascolto a tratti. L'ascolto a tratti è prossimo a essere buono, ma ha un grosso difetto, cioè si ascolta solo in alcuni passaggi, poi in altri passaggi si perde il filo, la mente inizia a vagare, a preparare una domanda che vuoi fare, e quindi io smetto di ascoltare. L'ascolto a tratti è tipico di chi ti dice «Sì, sì, mi dica, intanto le faccio la ricetta». In realtà, se sei impegnato nel task di fare una ricetta, non puoi essere al 100% nel task dell'ascolto. E ancora peggio è rispondere al telefono mentre stai ascoltando un paziente. I casi sono due: o rispondi al telefono o ascolti il paziente. Non si possono fare due attività umane bene. Noi non siamo esseri multitasking, siamo degli esseri monotasking, come ci dicono tutte le ricerche sulla psicologia cognitiva. Superiamo questa barriera dell'ascolto a tratti, entriamo negli ascolti di maggiore qualità. L'ascolto selettivo. Questo ascolto è molto, molto mirato. Esempio, stiamo parlando del tuo ginocchio, tutto il mio ascolto sarà legato al tuo ginocchio, come lo usi, fai sport, quando ti è successo quel dolore, fammi vedere, ci sarà una forma di analisi, ci sarà... Se io ti dico, sai, questo mi fa stare, mi deprime un po', no vabbè, lo stesso, non mi interessa, adesso guardiamo l'articolazione. Cioè l'ascolto selettivo è quello che rimuove dal campo tutta una serie di aree perché si concentra su un tema unico. È un ascolto discreto, però ricordiamoci che non è empatia, cioè non si occupa degli stati emotivi della persona. In sostanza, però può essere applicato in modo coerente e corretto in alcune situazioni di comunicazione medico-paziente. Poi abbiamo una salita, cioè abbiamo l'ascolto attivo. L'ascolto attivo è supportivo, prima la versione morbida, poi c'è la versione forte. Nell'ascolto attivo cosa vuol dire ascoltare in modo attivo? Vuol dire fare domande aperte soprattutto, ma anche alcune domande chiuse di precisazione. Le domande aperte sono quelle in cui io invito a parlare in modo molto aperto, quindi uso il quando, il come, il cosa, cerco di far sì che la persona si apra e sono di supporto, cioè esempio, una tecnica ottima è la riformulazione, quindi io dico, dottore, mi capita un po' di, non so se sono capogiri, vertigini, non lo so, è una sensazione che sento in testa. Ecco, l'ascolto attivo qui dice, mi parli di questa sensazione, quando le capita? E io inizio a dire, ma mi succede delle volte quando, non lo so, faccio un'attività fisica abbastanza intensa, ok, quindi quando lei fa un'attività fisica intensa, lei sente questa forma di capogiro, di vertigine, sì, non esattamente quando la faccio, va a precisare il cliente, ma dopo, in genere la sera o ancora di più la mattina mi alzo molto indolenzito, dolorante, ok, quindi la mattina lei si alza in modo dolorante. E dove si sente questo dolore? Vedete come c'è un continuo lavoro di apertura, di scavo, e c'è una concentrazione mentale totale su quello che la persona mi sta dicendo e c'è la curiosità. Quindi io voglio capire. L'ascolto attivo supportivo forte è quello in cui
io insisto, cioè non mi accontento se non arriva una risposta e dico vabbè è lo stesso, no, io insisto, quindi frasi tipo mi dica, mi aiuti a capire, eccetera, servono per stimolare un ascolto di maggiore qualità. Poi arriviamo alla zona verde, l'ascolto empatico. Allora l'ascolto empatico sappiate che è in genere riservato agli psicologi e psicoterapeuti o ai counselor, ma può essere anche applicato dai coach. Si tratta di andare a pescare dal repertorio delle competenze di un coach, di un counselor o di uno psicoterapeuta la modalità di ascolto. Quindi le domande dell'ascolto empatico sono più del tipo come si sente in questo periodo, che periodo è della sua vita, come la fa stare questa malattia, lei come si sente in questo periodo, eccetera, e c'è una connessione forte sulle emozioni. Quindi noi dobbiamo imparare ad ascoltare anche le emozioni, non solo i dati intesi in termini di database, ma i flussi emozionali che la persona ci sta trasmettendo. Per fare questo, arrivare ad ascoltare i flussi emozionali nell'ascolto empatico, possiamo ricorrere, quando parliamo della voce, certamente al metodo Four Voice Colors di Ciro Imparato e di Sabina, che vi può approfondire in prossime situazioni. Ma io dico attenzione perché c'è anche il body language che è un forte espressore emozionale, cioè se io tengo la schiena curva oppure tengo il busto eretto e cose di questo tipo, queste sono trasmissioni emozionali importanti. Un'altra trasmissione emozionale importante avviene nel volto. Esiste un sistema sviluppato da Paul Ekman, Facial Action Coding System, cioè il FACS, che serve proprio per arrivare a cogliere quelle microespressioni che fa il volto, che possono essere di sorpresa, possono essere di fastidio, e in genere queste microespressioni hanno la caratteristica di durare un ventesimo di secondo, o comunque al di sotto dell'un quarto di secondo. Quindi sono molto rapide, sono dei flash emozionali che compaiono sul volto della persona e se non ti alleni a coglierli ti volano via, non te ne accorgi proprio. Quindi diciamo che chi fa l'ascolto empatico è anche un cacciatore di emozioni, mi piace dirla in questo modo qua. L'ascolto simpatetico è un ascolto buono, è il livello più alto in assoluto, ma non è obbligatorio, cioè in questo caso nell'ascolto simpatetico vogliamo anche dimostrare vicinanza, affetto, piacevolezza, calore umano, no? E certamente quando parliamo di comunicazione medico-paziente, frasi rassicurative, frasi di supporto, tipo ma lei è un uomo forte, vedrà che ci arriviamo in fondo a questa situazione, beh, danno coraggio e sappiamo che il coraggio aiuta. Un buon stato d'animo aiuta anche a ottenere la compliance del paziente in questo caso. Quindi dobbiamo stare attenti a questi due grandi flussi, i flussi di dati, cioè i dati, le informazioni oggettive, i flussi di emozioni, cioè quei flussi che scorrono nella comunicazione. Quali sono le emozioni? Se vediamo il solido di Plutchik, ci dà un'idea su qual è la struttura delle emozioni, no? Quindi vediamo che ci sono emozioni molto intense e interne, tipo l'estasi, l'ammirazione, il terrore, lo stupore, il dolore, lo schifo, la repulsione, la rabbia, sono quelle più interne al fiore delle emozioni. Poi abbiamo delle emozioni che sono molto periferiche, tipo la serenità è la componente periferica dell'estasi. Di mezzo c'è la gioia, guardiamo il quadrante giallo in questo caso. Oppure se guardiamo accettazione, fiducia, ammirazione, il quadrante verde. E, mi piace pensare questo. Quando si lavora con l'empatia e con l'ascolto attivo, noi stiamo lavorando su come la persona si sente.
cioè se si sente accettata, accettazione, sviluppa fiducia, trust e quindi anche compliance, e può anche arrivare a sviluppare ammirazione, dire lei è veramente un medico in gamba, lei è veramente uno che ci sa fare, perché soprattutto la persona si sente capita, cioè non è necessario che abbiamo la bacchetta magica e andiamo a risolvere tutti i problemi fisici, sanitari, eccetera, ma il dono del capire una persona è uno dei doni più grandi che possiamo fare, no? E questo è il tema con cui vorrei concludere, perché oltretutto ci saranno dei momenti di approfondimento nella scuola dedicati proprio alla comunicazione delle emozioni e io tratterò anche il tema delle distanze relazionali. Cosa si intende per distanza relazionale? Si intende che tu rispetto ad una persona puoi essere molto distante, anche se vicino ad un metro, ma distante relazionalmente, cioè tu dimostri poco interesse, magari l'altro dimostra poco interesse per te. È come in ascensore, no? Sei di fianco ad altre 3-4 persone, però non te ne frega niente di dove vanno, di dove scendono, della loro storia, della loro vita. Poi abbiamo invece la vicinanza relazionale. Vedete, la vicinanza relazionale può essere anche con una persona che è dall'altro lato dell'oceano. Può essere che tu ti senti vicino emotivamente e dal punto di vista esistenziale con una persona che magari fisicamente non ti è vicina, però senti una vicinanza, senti quel qualcosa. Ecco, esiste un modello, il modello delle quattro distanze, che ci parla proprio di queste situazioni, di come capirle, di come affrontarle, perché noi nella nostra vita siamo abili quando riusciamo ad avvicinare relazionalmente le persone che ci interessano e distanziare relazionalmente persone o situazioni che ci fanno male, no? Questo è il capitolo finale. Con questo io concludo, perché voglio rimanere nella brevità di un intervento così di assaggio semplicemente. Vi ribadisco il libro in cui potete trovare queste informazioni, se non si vede a volte, a tratti, eccolo qua, Ascolto attivo ed empatia, della Franco Angeli, e vi saluto e buon pomeriggio a tutti.